Questa è un'occasione per rincontrarsi tutti quanti. Socialità, passione, curiosità e amore per il territorio. Sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la quinta edizione dell'Automotoraduno di Caselle in Pittari. Manifestazione che con grande successo di pubblico ancora una volta è stata in grado di radunare tantissimi amatori degli antichi gioielli a quattro e a due ruote che hanno impreziosito l'incantevole Piazza Olmo, il cuore del piccolo paese cilentano, per un giorno piacevolmente arricchita dalla rarità e dal fascino di una variopinta e singolare carovana. Al particolare appuntamento organizzato da Francesco Torre in collaborazione con l'associazione culturale Valorizziamo Caselle ce n'era davvero per tutti i gusti, dalla Fiat Balilla Nera a tre marce fino alle Evergreen 500 e alle 600 e 126 per poi proseguire con le Lancia Fulvia ed altri esemplari d'auto d'epoca di tutte le fattezze. Porta fortuna quest'auto? Sì, per adesso sì, ma ha dato molta soddisfazione prima di tutto. Una macchina può regalare dunque tante soddisfazioni, ma c'è chi pensa che mettere in mostra auto e moto d'epoca significa mettere in mostra la memoria storica. Far capire pure ai nostri giovani che abbiamo dei gioielli a volte così abbandonati nei garage, nei locali sotterranei e non vengono valorizzati, vengono abbandonati. Uno, secondo, appunto, facendo questo portiamo cultura della nostra storia passata, come vediamo qua è una macchina che tiene 81 anni, quindi è vissuta, ha lavorato, è stata usata in altri tempi quando le strade erano tutte sterrate e non erano asfaltate. Questo è un evento molto importante perché abbiamo cominciato da 40 macchine e oggi forse siamo arrivati anche a 100, voglio dire, è stato un grande successo. Gli interessi dell'associazione sono quelli di promuovere il territorio e io penso che queste occasioni, questi eventi sono, come si dice, la base per poter far conoscere questi territori. Dopo la mostra, la carovana ha attraversato alcuni suggestivi scorci paesaggistici dell'entroterra del Bussento. Noi ci riuniamo mediamente in periodi da aprile fino ad agosto. Ci riuniamo quasi sempre, ogni settimana, ogni due settimane c'è un raduno, facciamo queste cose, è bello anche per la famiglia perché visitiamo dei posti nuovi. Facciamo ogni anno, lo spostiamo una volta facciamo l'interno e facciamo visitare le zone interne del nostro dove ci sono l'Oasi WWF di Murigerati, andiamo al Capello che sarebbe una sorgente di acqua a Caseletto Spartano e il prossimo anno successivo cerchiamo di portarli un po' al mare, facciamo visitare la costa.